Ciao, ecco il mio algoritmo fusion sort scritto in Python. Di questa versione in Python c'è da dire che ci sono delle differenze sintattiche. Ho dovuto adeguarmi al linguaggio. Le variabili G matrice e G copia le ho dimensionate e inizializzate a livello di modulo. Però perché queste variabili globali siano visibili all'interno della routine fusion sort, bisogna dichiararlo in modo esplicito attraverso la parola chiave global. In questo modo Python non ne creerà una copia a validità locale, ma è messo in grado di vedere quelle con validità globale dall'interno della funzione. I cicli. Nella versione in C++ ho utilizzato cicli di tipo while e cicli di tipo for. Invece in questa versione per Python ho trasformato tutto in cicli while. Il ciclo for in particolare l'ho trasformato in un ciclo while con una variabile incrementatrice alla fine del ciclo. La matrice bidimensionale che utilizzo per mettere in ordine la lista di dati l'ho simulata via software, cioè ho preso un array monodimensionale e l'ho trasformato con degli espedienti in un array bidimensionale, come potete vedere dal codice. Per i neofiti di questo linguaggio, concludo dicendo che bisogna stare attenti perché è l'indentazione, cioè le rientranze visive del codice, che chiudono i cicli e le condizioni. Ciao.